cosa vi ha insegnato questo gruppo di lettura? Allora, questa esperienza è stata molto formativa perché eravamo disposti in forma di cerchio e i professori e la giornalista era appunto al di fuori di esso, di conseguenza noi eravamo forzati a parlare. Questo ci ha fatto crescere sia come classe sia a livello comunque di studio e di critica appunto letteraria, perché in questo modo tutti quanti parlavano, sia lettori che non. E allora è una esperienza che noi tutti cinque rappresentanti della nostra classe consigliamo, perché è stata veramente bella, stimolante e ci è servita. È stato difficoltoso approcciarsi al libro di carta? Io personalmente preferisco il libro cartaceo perché sono un po' più tradizionale. La digitalizzazione è un fenomeno che conosciamo tutti al giorno d'oggi ed è normale, però non è difficoltoso alla fine adattarsi al libro cartaceo perché si tratta sempre di lettura e al di là del mezzo utilizzato è il fine ultimo l'importante, quello di dialogare, di leggere una storia che ci piace e che ci possa divertire, ecco. Quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà ad adattarci al libro cartaceo. E per i vostri colleghi che magari non hanno partecipato a questi gruppi? Per i nostri compagni di classe che non hanno partecipato, comunque noi abbiamo raccontato bene quello che è successo in questa corà, che siamo stati molto bene, appunto come ho anche detto prima, ci siamo molto uniti come classe, ci siamo confidati, è stato più una seduta psicologica, molte volte sembrava una seduta psicologica per quanto ci siamo aperti, abbiamo pianto, ci siamo abbracciati, ci siamo consolati. Quale libro avete letto e cosa avete ricavato da questa lettura? Allora, il libro che abbiamo letto è il libro di Katie La Torre, dal titolo ci sono cose più importanti appunto. Il libro disegna appunto una mappa che è concettuale appunto verso quelli che sono i diritti e le libertà dell'uomo. Quello che appunto ci è risultato di più è che molto spesso appunto i diritti dell'uomo vengono appunto veniamo discriminati anche per quello che siamo e anche per quello che facciamo. E quindi è stato interessante appunto capire come poter affrontare certi temi. E Tura vi aiuta a osservare meglio la realtà e a leggere meglio la realtà? Assolutamente, infatti è inerente anche ai libri che abbiamo scelto, che trattano sia dei profughi, questo libro qui è quello che tratta dei profughi, e questo invece è dei disagi mentali, e queste tematiche hanno scaturito dentro di noi molta empatia soprattutto, che ci ha portato a guardare comunque il mondo con occhi diversi e dunque si adattano perfettamente a quelle che possono essere le varie realtà.